Era cominciata con 3.000 persone sugli spalti ed è finita con le camionette delle forze dell'ordine schierate nel piazzale dello stadio. Dalla coreografia iniziale al coro Fate ridere, il passo è stato lungo appena un'ora e mezza. L'Arezzo ha chiuso la stagione tra i veleni e le polemiche, con i tifosi infuriati per l'ennesima partita gettata al vento. Non è bastato un gol del solito Moscardelli per guadagnare la qualificazione agli ottavi e quando la delusione è calata sul comunale sono partiti fischi sonori e copiosi. Il pubblico era più incredulo che arrabbiato. Nonostante gli ultimi 3 mesi a rilento da parte della squadra c'era la convinzione che i playoff sarebbero stati un'altra musica e dopo il buon primo tempo con 2 risultati su 3 a disposizione in pochi avrebbero previsto un capitombolo del genere. Fuori dalla cancellata della tribuna a fine gara sono rimaste diverse decine di persone. Il DS Gemmi e il DG Riccioli sono usciti per un faccia a faccia accalorato ma civile. Poi 3 rappresentanti della curva sono stati fatti entrare nello spogliatoio per un confronto con i calciatori. La squadra e lo staff tecnico hanno potuto lasciare lo stadio soltanto dopo la mezzanotte, scortati fino alle auto parcheggiate nel piazzale e sotto il controllo delle forze dell'ordine. Lungo il tragitto ha riecheggiato di nuovo il coro Fate ridere, un tiro più a mano per i playoff durati appena 90 minuti.